Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Tra le epopee del calcio anni 80 che hanno regalato grandi emozioni ai tifosi, quella del campo basso è sicuramente una delle più caratteristiche. I molisani conquistarono la Serie B per la prima volta nella loro storia e la mantennero per 5 stagioni, arrivando anche a battagliare per un posto nella massima serie e sfidando in Coppa Italia le squadre più prestigiose del palcoscenico nazionale. Il momento calcistico più alto di una regione, il Molise, che proprio attraverso l'ennesima rifondazione del campo basso, sta cercando di ritornare a fasti indimenticabili con personaggi che saranno ricordati per sempre dai tifosi rossoblù. È la storia del sogno del Molise, le stagioni del campo basso in Serie B. Spesso i sogni più belli nascono dalle delusioni più cocenti. Il 7 giugno 1981, pareggiando a Rende nell'ultima giornata del campionato di Serie C1, il Campobasso vede sfumare una promozione in Serie B rincorsa tutta la stagione e lasciata alla Cavese nonostante la vittoria nello scontro diretto alla penultima giornata. Il pari in Calabria nega ai molisani lo spareggio, costretti a finire un punto dietro i Blufoncè e la San Benedettese. Amarezza acuita dalla crisi societaria che sembra portare i lupi a un passo dal fallimento e dalla mancata iscrizione al campionato 1981-82. A salvare la situazione arriva l'imprenditore edile Antonio Molinari, rinnovando profondamente la rosa e scegliendo prima Vincenzo Montefusco per la panchina e poi Piero Aggradi come direttore sportivo. In molti pensano che il Campobasso non possa ripetersi e 4 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato sembrano dare credito ai pronostici. In panchina Antonio Pasinato sostituisce Montefusco, arrivano altri calciatori tra i quali il lancianese Guido Biondi che entrerà nei cuori dei tifosi, tanto da farsi ribattezzare Platini del Molise per le sue abilità balistiche sui calci di punizione. Inizia una rimonta coronata all'ultima giornata con una rete di Maragliulo contro la Regina. Il Campobasso chiude a pari merito con la Nocerina, ma ottiene un punto in più grazie al ricorso accolto relativo al match contro il Casarano, con una fitta sassaiola che coinvolse la squadra ferendo il centrocampista Marco Maestripieri tra le colonne della squadra. A scoppio ritardato può partire la festa di una intera regione. È una Serie B particolare con Milan e Lazio inserite in un torneo dalla qualità elevatissima. Il Campobasso assaggia aria da Serie A, prima battendo la Fiorentina in Coppa Italia con un gol di D'Ottavio. Curiosità, sarà la prima partita da radiocronista di Riccardo Cucchi, all'epoca assegnato alla Sederai molisana. Poi esordendo all'Olimpico in casa della Lazio e restando imbattuto, pareggiando 0-0. Lo stadio Romagnoli è un campo di battaglia, i palazzi attorno al campo sono gremiti di persone che vedono lottare il Campobasso che subisce la prima sconfitta contro il Milan. Non è più imbattuta la difesa del Campobasso, il Milan le ha inflitto 2 gol in una partita molto attesa. 150 milioni di incasso, 18.000 spettatori, il che significa che più di un terzo degli abitanti è andato allo stadio. Festa molisana, intristita dallo scozzese Jordan che ha segnato il suo primo gol della stagione e che poi è stata rovinata del tutto dalla rete della giovane ala destra Cuoghi dopo una prolungata quanto efficace iniziativa di Damiani. La squadra è solida e mette definitivamente in sicurezza la sua posizione in classifica nel girone di ritorno, vincendo proprio con quelle che saranno le 2 prime della classe, promosse in Serie A a fine stagione, battendo in casa la Lazio con un gol di Ubaldo Biagetti e uscendo imbattuta da San Siro 0-0 contro il Milan. Il capitano Michele Scorrano, scomparso nel 2009 che vestiva ininterrottamente la maglia rosso-blu dal 1969, raccontò così l'entusiasmo di quegli anni. Avevamo un impegno sociale da portare avanti, che era quello di far conoscere la nostra regione, che era un po' dimenticata da tutti quanti, per cui penso che siamo riusciti a farlo nella maniera più bella. Tramite il calcio abbiamo dato il meglio del Molise, una squadra di giocatori non eccelsi, nel senso non di grosso nome, che però rispecchiava un po' il carattere della propria gente, abituata a soffrire nella vita per emergere, e noi lo dimostravamo sul campo.
Nella stagione 1983-84 il Campobasso non è più una sorpresa, anche perché il presidente Molinari ha deciso per la conferma, praticamente in blocco, degli elementi che hanno conservato la Serie B, aggiungendo un attaccante scaltro per la categoria come Guido Ugolotti. Il meccanismo è rodato perfettamente. Il 20 novembre 1983 il Romagnoli è uno dei campi centrali di tutto il calcio minuto per minuto. Si affrontano infatti le outsider del campionato cadetto che dividono la testa della classifica a quota 15 punti. Il Campobasso batte l'Arezzo con una rete di D'Ottavio che si conferma uomo dei gol pesanti e per la prima volta nella sua storia è primo da solo nel campionato di Serie B. Dovremmo iniziare con un'azione subito dei rossoblù e D'Ottavio che non riesce a concretizzare. Poi ancora il Campobasso in avanti, bellissima triangolazione D'Ottavio di Rissio, bravissimo anche Pellicano. Cross di Maestri Pieri, palla per Maragliulo, ecco l'estremo. Siamo alla ripresa, è Tacchi che praticamente fa tutto da solo, ecco salta uno, due, anche il terzo avversario che Zandonà, mette sulla testa di D'Ottavio, solo davanti a Pellicano, è l'1-0. Ancora dai piedi di Tacchi l'azione per il possibile raddoppio, poi viene fuori alla distanza l'Arezzo che stringe i tempi alla ricerca del pareggio. Prima una punizione, poi una testa all'ultimo minuto di Zandonà con l'intervento di Ciappi. Il Campobasso vince, il Molise è in festa, linea rossa. Altro big match a Campobasso contro la Cremonese. Il 4 dicembre i tifosi spalano la neve per far giocare una partita in cui Gianluca Vialli risponde al vantaggio di Maestri Pieri. Alla fine del girone d'andata il Campobasso è a meno 2 dalle prime della classe, Como e Cremonese, e in piena lotta per la Serie A. Alla settima di ritorno, dopo la vittoria contro il Lecce, il Campobasso è ancora terzo in classifica, ma nelle successive 4 giornate arriva un solo punto interno contro la Triestina ed è proprio il KO ad Arezzo a sancire di fatto la fine del sogno promozione, con i Lupi che chiudono comunque quinti in classifica a meno 5 dalla Serie A. È anche la fine di un ciclo. Pasinato in panchina viene sostituito da Cadè. Scorrano lascia e va a chiudere la carriera a Barletta in contrasto con la società e proprio col nuovo allenatore, lasciando dopo 429 presenze e 14 gol in rossoblù. Nel frattempo procedono i lavori per la costruzione di un nuovo stadio nella zona di Selvapiana, edificato da Costantino Rozzi seguendo l'identico progetto di quello di Benevento. Viene inaugurato per gli ottavi di finale di Coppa Italia il 13 febbraio 1985, quasi 40.000 spettatori presenti per sfidare e battere la Juventus che viene piegata da una conclusione di Ugolotti deviata da Stefano Pioli. È stata festa anche alla fine della partita, musica, sbandieratori, lancio di paracadutisti avevano salutato l'arrivo della Juventus per la prima volta a Campobasso e l'inaugurazione del nuovo stadio dei 40.000. Crollati tutti i record di presenze, praticamente a Romagnoli c'era l'intera città che conta 55.000 abitanti e di incasso 350 milioni. Nella Juventus del primo tempo fuori Rossi, dentro Caricola, Pioli e Prandelli, Campobasso praticamente in formazione tipo. I molisani partono lanciatissimi e il prologo di una partita azzeccata dell'ex juventino Bruno Mazzia. La Juve cauta, visto anche il campo pesante, il campionato che le propone l'insidia Milan domenica prossima, spinge sfruttando soprattutto la rapidità e la buona vena di Briaschi. Al 27esimo ci prova Ugolotti servito bene da Progna. 10 minuti più tardi il gol che materializza il sogno dei 40.000. Nella ripresa la Juve si presenta senza Boniek e Platini e con Rossi, Livido e Ketting. All'ottavo è proprio Ketting a sprecare una buona occasione. La Juve preme ma il Campobasso difende con saggezza e affonda in velocità per nulla intimorito dagli avversari. Al 33esimo sfiora clamorosamente il raddoppio, a colpire il palo è Goretti. Sugli sviluppi Rossi manda oltre la traversa, pallone e risultato. Se in Coppa Italia il Campobasso si era guadagnato la sfida a stellare con la Juve superando la prima fase, il campionato 1984-85 inizia faticosamente e Cadè viene sostituito con Bruno Mazzia. A risollevare la situazione sono gli uomini d'attacco. L'ala Carlo Perrone, Ugolotti e Oscar Tacchi che arriva in crescendo a 13 gol in quel campionato segnando quello decisivo su punizione il 16 giugno 1985. Ultima partita giocata al vecchio Romagnoli col nuovo stadio che dopo la parentesi con la Juventus, per motivi di capienza, ha visto ultimarsi i lavori solo a fine stagione. Al Campobasso serve la vittoria per salvarsi, alla Triestina per disputare lo spareggio per la Serie A.
Sì, infatti era una gara dai risvolti di classifica, ma anche dai contenuti emotivi notevolissima. Il Campobasso alla ricerca di una salvezza inseguita per 9 mesi, la Triestina così a un passo da un possibile spareggio con il Bari, dimostratosi ancora una volta fortissimo in casa. Bene, l'ha spuntata il Campobasso in virtù di una gara ineccepibile, dal punto di vista tattico perfetta. Dalla Triestina ci si attendeva chiaramente qualche cosa di più, in effetti è stata in partita solo a tratti, la Triestina la si è vista giocare secondo i suoi livelli soltanto all'inizio del secondo tempo, quindi un Campobasso che resta in B con pieno merito. Vediamo le immagini partendo adesso dalle prime azioni montate, abbiamo avuto qualche problema con il croma, ecco subito il Campobasso in avanti, Ugolotti di testa impegna Bistazzoni, un Campobasso come dicevo ineccepibile dal punto di vista tattico, senza grossa smania di buttarsi in avanti, però si è visto bene in attacco la squadra rossoblu e ha impegnato severamente la retroguardia giuliana. Ecco ancora un intervento di Ugolotti che viene anticipato però da Bistazzoni. Siamo adesso al gol di Tacchi, ancora un gol su calcio piazzato, il 35esimo del primo tempo, 1-0 per il Campobasso. Praticamente la rincorsa durata 9 mesi termina qui per la formazione molisana. Questo è l'unico tiro della Triestina nel primo tempo su calcio di punizione di Romano. Adesso è entrato De Giorgis nel secondo tempo, si vede la Triestina più attiva in avanti, però è Perrone un ex a centrare la traversa, quindi toccherà ancora a Romano centrare un altro legno. La gara termina qui praticamente, l'invasione finale di campo coglie il Molise in festa, la Venezia Giulia ovviamente delusa. Linea Roma. Vinceranno i molisani che nella stagione 1985-86 ripartono con un gruppo ringiovanito alla caccia di un'altra difficile salvezza. La classifica è corta, la panchina di Mazzia traballa ma la salvezza arriva col pareggio in casa del Brescia, poi promosso in A, sotto la guida del tecnico della promozione rossoblù, Pasinato. Fabio Lupo è la colonna della squadra, i gol di Russo aiutano a restare lontani dai guai. Il campionato 1986-87 è il quinto consecutivo in Serie B per il Campobasso. Sulla scia delle suggestioni zoniste dell'epoca arriva un allenatore svedese, Tord Grip, ma la squadra soffre la mancanza di risorse economiche. Il girone d'andata è pessimo, con sconfitte rocambolesche come quella con la Lazio, con rigore sbagliato un minuto dopo quello realizzato dai biancazzurri. L'arrivo di Giampiero Vitali in panchina fa cambiare passo ai rossoblù, che raccolgono 21 punti nel girone di ritorno contro i 12 dell'andata. Manca però l'ultimo guizzo, la vittoria finale in casa del Messina, che dopo aver sfiorato la Serie A nega al Campobasso l'ultimo successo fondamentale. I molisani finiscono in un rocambolesco spareggio a 3 con la Lazio appesantita da 9 punti di penalizzazione e il Taranto che batte prima i capitolini e poi si prende la salvezza pareggiando coi molisani. Al San Paolo di Napoli, il 5 luglio 1987, il Campobasso arriva alla sfida con la Lazio, con 2 risultati su 3 a disposizione per salvarsi, ma come nel match a Selvapiana nella stagione regolare, in un minuto si consuma il destino. Boito fallisce un gol fatto davanti a Terraneo e sul capovolgimento di fronte, la Lazio segna il gol salvezza con Poli. Il lancio di Perrone, Boito va al centro, possibilità di cross verso Boito, solo in area, colpo di testa centrale, parato dal portiere Terraneo, la più grossa occasione per il Campobasso, 6° minuto e mezzo di gioco, un'incursione pericolosissima con Boito che forse, ecco che rivediamo il cross per Boito che forse ha avuto fretta di concludere, aveva probabilmente il tempo per cercare una conclusione più efficace, ha cercato dalla Lazio, poi un appoggio a Di Gregucci a caso, quindi ancora un cross di Piscedda, colpo di testa di Poli e gol da parte della Lazio con Poli. Lazio in vantaggio con Poli nonostante il tentativo del portiere Bianchi. Rivediamo il colpo di testa di Poli che all'ottavo minuto del secondo tempo ha portato in vantaggio la Lazio. Ecco l'azione, colpo di testa di Poli, il portiere arriva ma la palla è già dentro e sul suo intervento, palla già insaccata. Lazio 1, Campobasso 0.
È la fine dell'era del Campobasso in Serie B. Il presidente Molinari spera nel colpo di coda della giustizia sportiva, che grazia però la Triestina, punita con 5 punti di penalizzazione, e non con la retrocessione nel nuovo scandalo del Toto Nero. Il colpo finale ai piani di rilancio di Molinari è il quarto posto nel campionato di Serie C1, 1988-89, con una squadra costruita per vincere. Arriverà successivamente, invece, il primo di una serie di fallimenti col Campobasso che solo ora, con una nuova proprietà americana, sta cercando di ritrovare il calcio che conta. Lo stadio di Selvapiana ora ha i settori dedicati a Scorrano, Molinari, Biondi e i protagonisti di un'era irripetibile dal punto di vista umano. Calcisticamente, il Molise spera invece di tornare a sognare dopo 40 anni di attesa. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!